Allora, buongiorno, seduta di consiglio dell'8 luglio del 2021. Dottoressa Calderona, se predisponiamo l'appello. Allora, predisponiamo l'appello della seduta del Consiglio dell'8 luglio 2021, ore 9:40. Sant'Angelo non c'è. Adelfio. Presente. Bruschetta. Presente. Gulemi. Presente. Ilardi. Ilardi è collegato? Al momento no. No. Prester. Presente. Quartararo. Presente. Rappa. Al Non momento c'è. non c'è. Tarantino. Era collegato perché l'ho visto. Tarantino. È collegato, però. Tarantino. Non Non risponde. risponde. No. Terranova. Presente. Allora, Tarantino, siete. Tarantino si è ricollegato con due Presente, account. presente. Tarantino. Benissimo, Sì, allora siete presente. in sette. Sette consiglieri. Il numero legale c'è, il presidente può procedere alla nomina degli scrutatori e naturalmente prestiamo il consenso anche tacito ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente in materia. Buon lavoro. Grazie, grazie. Si è collegato anche il consigliere Alfredo Ilardi. Quindi siete in otto. Buongiorno a tutti, Siamo in scusate il otto. ritardo. Buongiorno. Allora, procediamo con la nomina degli scrutatori. Quindi Saverio Bruschetta, Antonino Prester e Francesco Terranova. Allora, diamo lettura delle comunicazioni pervenute in consiglio. Allora, un attimo perché ne ho alcune, va bene? Un Sì. attimo solo. Questa della segnalazione in tonaco pericolante, poi ve la legge il Presidente. D'accordo. Allora, abbiamo un ulteriore sollecito di serbo in via Paolo Orsi, traversa via Paratore, quartiere Oreto. Sottoscritto Bruschetta Saverio chiede agli uffici RAP il diserbo della via in oggetto indicato. Poi vi è un ulteriore sollecito di serbo della via Sidine Sonnino, traversa via Paratore. Il sottoscritto Bruschetta Saverio, consigliere della terza, chiede alla RAP il diserbo della via in oggetto indicato. Poi vi è una richiesta di serbo in via del Visone, con la presenza su richiesta del consigliere della terza circoscrizione Francesco Terranova, considerate le segnalazioni dei cittadini residenti, si chiede un intervento per il diserbo nella via in oggetto. Dei consiglieri non ho altre comunicazioni. Altre comunicazioni. Allora, diamo lettura di questa nota, che in realtà comunque, scrive l'area tecnica della rigenerazione urbana, opere pubbliche, attuazione politiche di coesione, ufficio edilizia scolastica, oggetto segnalazione intonaco pericolante, Mare Rocce, istituto comprensivo statale Mare Rocce, plesso Oberdan. Quindi che la invia questa missiva al COIME e per conoscenza all'area della scuola e servizi per l'infanzia. Chi scrive è il dirigente ad interim, la dottoressa Carmela Agnello, che facendo riferimento alla nota del 31 maggio ricevuta da parte dell'Istituto Mare Rocce, chiede di intervenire, quindi
Urgentemente presso il presso Oberdan in via Spica nei lavori di ripristino all'intonaco del soffitto classi delle classi 4 sezione A e della classe 2 o seconda sezione B e nelle pareti del servizio igienico e corridoio a piano primo, infine l'aula che ospita la sezione C nella scuola dell'infanzia ex aula refezione. Io ho dato lettura di questa nota. Non saprei se è una disposizione o un invito a questo, sinceramente non so come funziona qua l'edilizia scolastica. Io spero che, anzi sono certo che prenderanno visioni preposti e quindi dovrebbero intervenire. Prego, consigliere Quartararo. Sì, Presidente, in realtà già lei sta un po' toccando il problema. Io ieri sono stato proprio, questa nota scaturisce perché ieri sono stato presso gli uffici dell'edilizia scolastica di via Ausonia. Mi sono recato sia con la nota prodotta dall'Istituto Mare Dolce, sia con la nota che vi ricordate abbiamo presentato la settimana scorsa tramite la nostra circoscrizione per la problematica in oggetto. E allora ho parlato con l'architetto Romeo. L'architetto Romeo si era impegnato davanti a me a inviare, perché loro il loro iter l'avevano quasi completamente assolto nelle verifiche, sopralluoghi e quant'altro, e si era impegnata proprio a stilare questa nota da inviare al COIME per attivarsi ed effettuare gli interventi per tempo, in maniera tale che a settembre si possa ricominciare la scuola in maniera idonea. Il problema che mi anticipa l'architetta Romeo è che il COIME nell'ultimo anno ha effettuato pochissimi, ma proprio pochissimi interventi. Quindi non è certo e non è assodato che il COIME, ricevendo questa nota, il problema si è risolto. Assolutamente, Presidente. Si può dire che siamo quasi a metà del percorso, perché l'ostacolo più forte è naturalmente andare ad eseguire materialmente i lavori. In quanto il COIME è legato strettamente a disponibilità economiche su ordine dell'amministrazione, e negli ultimi tempi ha effettuato pochissimi interventi. Ora mi farò carico di recarmi personalmente negli uffici COIME per seguire la situazione e vedere un po' in che tempi intendono intervenire e se è previsto l'intervento in tal senso. Addirittura si parla di accordo quadro scaduto e quindi il comune non può disporre di somme attualmente da destinare, insomma la solita burocrazia, Presidente, quindi cercheremo di agire da pungolo affinché questi lavori vengano svolti e superare gli ostacoli del caso. Grazie consigliere. Io quindi, come avevo intuito io, anzi come presumo tutti, questo è un invito da parte dell'ufficio al COIME, però chiaramente come gestire questi interventi con le proprie risorse, con i propri tempi e con i propri uomini. Ora a questo punto è giusto che va bene a seguire la cosa in prima persona, chiaramente considera che questa fa riferimento ad una nota inviata da parte della l'istituto in data 31 maggio, una cosa del genere, quindi già sono passati più. Esatto, Presidente, la preoccupazione giorni. È questa. Infatti da maggio ad oggi si è solo prodotto una disposizione di servizio in 2 mesi, dico. Perfetto. Immaginiamo per fare gli interventi. Nei prossimi giorni, attraverso te, è giusto che noi monitoriamo questo futuro intervento, e
però stavolta facciamo parlare anche le carte, anche perché scriveremo direttamente al COIME facendo riferimento a questa nota per capire quando saranno effettuati i lavori. Qualcosa ci devono mettere per iscritto. Bene, ci sono altri interventi? Sì, posso, Presidente? Prego, consigliere Bruschetti. Riprendendo il filone appunto delle scuole, ieri, come vi avevo già accennato, mi sono recato all'Istituto Comprensivo Salgari. Sono stato cordialmente ricevuto dalla collaboratrice della direttrice, l'insegnante Geraci Maria Vittoria. La stessa mi ha riferito appunto del sopralluogo effettuato lunedì scorso dai tecnici operatori dell'edilizia scolastica. È stata eseguita una, diciamo, una approfondita relazione, alla quale mi diceva che appunto seguirà un verbale, chiaramente non sappiamo se potremo esserne noi a conoscenza, però ecco, questo, diciamo, è quanto mi ha detto. Ho portato la solidarietà e la vicinanza appunto di tutto il consiglio del fatto accaduto appunto di lunedì, appunto, se vi ricordate, di venerdì scorso, appunto, della caduta di queste cerniere che con l'abbattimento della finestra. Fortunatamente l'insegnante sta bene, fuori, le sue condizioni non destano appunto preoccupazioni. Appunto, ci siamo lasciati appunto con la promessa di sentirci magari tra 10-15 giorni, appunto, per vedere appunto l'andamento, se appunto è tutto in sicurezza, se non vi sono problemi. E quindi, diciamo, ho potuto verificare che appunto le finestre al momento appunto erano libere, quindi potevano essere aperte e chiuse momentaneamente, quindi non sono, diciamo, non ci sono sigilli in corso, quindi al momento, diciamo, sembra che sia tutto rientrato, quindi fortunatamente speriamo bene per i prossimi giorni, quindi ci sentiremo appunto per verificare eventuali, diciamo, situazioni. Grazie, Presidente. Era questo. No, grazie a te. Ribadisco il fatto di inserire in agenda nei tempi più brevi, poi magari lo concordiamo assieme, proprio per avere un confronto con chi è preposto agli interventi manutentivi, ma soprattutto quelli chiamiamoli d'urgenza, nel senso che capisco bene che quasi tutte le scuole hanno problemi di vario genere per la mancata manutenzione, però dove effettivamente sussiste un pericolo reale, quindi noi dobbiamo avere la prontezza di conoscere qual è il canale che effettivamente l'amministrazione utilizza per sopperire a queste richieste. Io vado a memoria e ricordo che tempo fa ho partecipato a una conferenza telematica indetta dall'assessore Marano, dove aveva, tra l'altro, oltre ad avere invitato i presidenti di circoscrizione, con la presenza dei vari dirigenti degli istituti. Effettivamente là, diciamo che, anche se era un confronto di buoni propositi, si è creato un attimino, almeno dal mio punto di vista, un momento di confusione, perché è chiaro che ogni dirigente faceva un elenco di interventi che necessitavano per le proprie strutture scolastiche, e quindi diciamo che si è parlato di tutto, ma di concreto non si è parlato di nulla, nel senso che alcuni interventi necessitano di determinati fondi statali, quindi c'è una procedura, ci sono diverse procedure in corso che sinceramente anch'io avevo difficoltà, perché chi che non vive queste realtà avevo difficoltà a comprendere bene l'iter. Quindi sarebbe opportuno appunto confrontarci con i preposti per
perlomeno affrontare in tempi brevi gli interventi, diciamo, chiamiamoli di prima necessità, che sono condizioni di pericolo. Almeno questo lo dobbiamo fare. E poi capire se effettivamente rispetto alle necessità, diciamo, storiche che hanno le scuole, che tempi ci sono. Bene, se non ci sono altri interventi, il consigliere Alessio ha lasciato il consiglio e l'ha scritto sulla chat. Bene. Se non ci sono altri interventi, proseguiamo con i lavori e diamo lettura del verbale. Scusate, avevo il microfono chiuso. No, 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 infatti non stiamo leggendo nulla. Il verbale è quello del 1 luglio. L'anno 2021, il giorno 1 del mese di luglio alle ore 9, si è riunito il Consiglio della terza circoscrizione con modalità telematiche, mediante collegamento a distanza. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del decreto legge 18 del 17/3/2020, ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato dell'autonomia locale di Regione Sicilia, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio di Palermo e con avviso di convocazione 76-75-90 del 25/6/2021, per procedere alla trattazione degli argomenti all'ODG. Presiede la seduta il Vicepresidente Andrea Gulevi, partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone e redige il verbale il collaboratore signora Sardica. Il Presidente alle 9:47 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano pertanto presenti i signori consiglieri Adelfio, Bruschetta, Gulemi, Lardi, Prestere, Quartararo, Rappa, Tarantino e Terranova. Risultano presenti 9 consiglieri. Verificata la presenza del quorum strutturale per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori. Nelle persone dei consiglieri Bruschetta, Quartararo e Tarantino, la nomina dei suddetti è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al primo punto dell'ODG, ovvero comunicazione del Presidente, dando lettura di un'email pervenuta da parte di un cittadino che spedisce la nota al signor sindaco, al vice sindaco, al presidente della RAP, mettendo in evidenza le reiterate segnalazioni spedite agli organi competenti, da cui non ha avuto mai risposta. Denuncia la presenza di una discarica sorta in via Santa Maria di Gesù all'altezza del Paloreto, che giornalmente si incrementa, invadendo la carreggiata. Si chiede se debba accadere una disgrazia prima che l'amministrazione intervenga. Si prosegue con la lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri al presidente per il successivo inoltre alle aziende competenti. Rimozione rifiuti ingombranti in Viale Regione Siciliana numero 4912 di fronte al parcheggio AMA Toretto, firma il consigliere Bruschetta. Nota integrativa contenente le varie vie del quartiere Bonagia che necessitano di interventi di riservo, firma il consigliere Tarantino. Richiesta al ripristino due punti luce spenti, di cui uno mancante di armatura in via Amico Geraci, angolo con via dell'Antilope, firma il consigliere Tarantino. Il presidente afferma che il cittadino in modo garbato fa notare il silenzio totale degli organi competenti e il Consiglio non può che essere solidale con lui e con tutta la cittadinanza della mancata raccolta del rifiuto. Al di là delle segnalazioni fatte dal Consiglio, l'amministrazione non dà risposte concrete. Chiedo di ottenere la parola al consigliere Quartararo, che vuole informare il Consiglio che è stato contattato dal dirigente della scuola Oberda, che lamenta che al primo piano della scuola vi sono il corridoio e due classi che sono state dichiarate pericolanti da un primo sopralluogo tecnico per un problema al tetto, lesionate prossime al distacco. Gli era stato assicurato che il ripristino sarebbe avvenuto in breve tempo, ma è passato circa un mese e non si hanno notizie. Appresa la notizia, ha ritenuto opportuno stamattina fare un sopralluogo constatando la pericolosità. La preoccupazione maggiore del dirigente però è che se i lavori ritardano bisogna creare un percorso alternativo, le case e i bambini debbano andare in bagno, altrimenti tutto il piano non può essere fruibile. L'angoscia del dirigente è che a settembre le classi potrebbero non essere accessibili, considerate l'assismo dell'amministrazione, motivo per il quale ha ritenuto opportuno informare il Consiglio affinché solleciti l'amministrazione a realizzare il ripristino del tetto.
Il dirigente ha già inviato una nota agli uffici preposti, ma anche egli presenterà una nota all'edilizia scolastica con cui chiederà il ripristino del tetto in tempi brevi, affinché non si arrivi a settembre senza che l'intervento sia ancora stato fatto. Chiedo se ha la parola il consigliere Bruschetta, che sta presente che bisogna intervenire urgentemente, inoltrando la nota agli uffici competenti per evitare situazioni gravi, scongiurare pericoli per gli alunni. Alle 10 esce il vicepresidente Andrea Gulen, risultano presenti 8 consiglieri. Presiede la seduta il consigliere più anziano Alfredo Ilardi. Partecipa in qualità di segretario il funzionario amministrativo Maria Calderone e redige il verbale alla signora Sapica. Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, ovvero approvazione del verbale relativo alle sedute precedenti. Con la lettura del verbale relativo alla seduta del 26 giugno 2021, approvata alle ore 10 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti 8, votanti 8, voti favorevoli 8. Si passa al terzo punto all'ordine del giorno, per interpellanze e parere con l'interrogazione a firma del consigliere Bruschetta, avente per oggetto valorizzazione del sito turistico-culturale del cimitero di Santa Maria di Gesù, protocollo numero 69376 del 27 maggio 2022. Illustra l'interrogazione del consigliere Bruschetta, che spiega che l'interrogazione nasce da una mozione deliberata in consiglio nel 2017, di cui non ci sono più avute notizie. Nel territorio della Terza è ubicato questo cimitero monumentale di valore artistico e culturale, dove ci sono opere realizzate dal Basile, come la Cappella dei Flori e dell'Andrea di Scalea. Inoltre vi si trova anche la tomba del giudice Borsellino e di tanti altri martiri uccisi dalla mafia. Ritiene indispensabile porre la questione per la valorizzazione di questo sito all'assessore alla cultura, che potrebbe reperire le somme necessarie, così come sono state trovate per la manifestazione di Libro Comunque. Si chiede l'attivazione di una navetta con guide turistiche per raggiungere il sito in questione, affinché la zona venga sfruttata anche a livello commerciale. Alle 10:15 esce il consigliere Terranova, risultano presenti 7 consiglieri. Chiede la parola al consigliere Lardi, che si dichiara favorevole alla valorizzazione del sito. Aggiunge che forse l'amministrazione non è intervenuta per il diffondersi della pandemia. Riferisce che la pulizia del cimitero è affidata ad operatori della Reset, che adempiono nel migliore dei modi ai compiti loro assegnati. Chiede la parola al consigliere Quartararo, che specifica che nel sito in questione vi sono opere di importante interesse architettonico e numerose sepolture di uomini illustri come il Basile. Basta fare una piccola ricerca sui siti per capire di cosa si sta parlando. Averlo nel territorio circoscrizionale è un vanto, ma purtroppo non viene valorizzato come dovrebbe. Per le scuole il sito è noto e viene valorizzato, ma lo stesso non si può dire né per l'amministrazione né per i cittadini. Auspica che l'amministrazione possa intraprendere progetti per valorizzare il sito. Chiede la parola il consigliere Tarantino, che dichiara che sarebbe necessario che l'amministrazione valorizzasse il sito sotto l'aspetto turistico, predisponendo la navetta. Si potrebbe far conoscere il sito, favorendo nel contempo le varie attività commerciali. Il presidente, esauriti gli argomenti, chiude la seduta alle ore 10:25. Perfetto, se non ci sono osservazioni, poniamo in votazione il verbale appena letto. Va bene. Allora, procedo con l'appello nominale. L'Antangelo non c'è, abbiamo detto. Adesso è uscito. Provo. Guleni. Favorevole. Ilardi. Favorevole. Prester. Favorevole. Quartararo. Favorevole, favorevole. Quartararo. Favorevole, dottore. Favorevole. Rappa. Non c'è la Rappa oggi, vero? Tarantino. Favorevole. E Terranova. Favorevole. Allora, il verbale è approvato con 7 voti favorevoli. Perfetto. Allora proseguiamo con i lavori, dando lettura
anzi, continuando a dare lettura del parere che avevamo già iniziato a trattare nei giorni scorsi, stavo un attimino leggendo la conferenza stampa che vi avevo anticipato ieri, non vi anticipavo, vi avevo notiziato che ci sarebbe stata appunto ieri una conferenza stampa da parte della RAP. Appunto sulla situazione, sul perdurare questa situazione che abbiamo qui a Palermo. E chiaramente dico, neanche per aprire un dibattito, ma di quello che leggo sono notizie così note che li conosciamo da 5 anni, quindi da tantissimo tempo, nel senso che si parla sempre di un problema legato al personale, si parla sempre di un problema legato che non ci sono più, cioè, o perlomeno sono stati diminuiti gli autisti, quindi hanno difficoltà a reperire, cioè, una serie di problematiche, credetemi, finché si parla di un'azienda che svolge un'attività, come dire, marginale rispetto a quello che è, diciamo, un servizio come quello dell'immondizia, dove si rischia seriamente con la salute. Questo tipo di, fra virgolette, giustificazioni possono essere comprensibili, però bisogna agire sul momento, perché se si parla di un problema reale che si conosce e quindi si parla di programmazione, quindi che si devono reperire autisti, che si devono reperire. Ancora addirittura si parla del transito di soggetti che noi eravamo a conoscenza da parte della Reiset alla RAP, ma non si è fatto nulla. Di un servizio come ad esempio che la stessa RAP ha chiesto ai vigili urbani per quanto concerne la collocazione delle telecamere, che in funzione oggi ce n'è solamente 7, su una richiesta di 500 telecamere in tutto il territorio palermitano, e ancora non si è fatto nulla. E come ad esempio sul fatto stesso che ci sono 120 dipendenti che sono stati dichiarati non idonei per determinate mansioni. Quindi questo, c'è cioè, più che una conferenza stampa, è un alzare bandiera anticipatamente, ma che si parla di una progettualità che secondo me passeranno anni, come sono passati anni fino ad ora, perché questo non è un problema che è nato ora, ma è un problema noto. Purtroppo io spero veramente che noi possiamo fare poco, anzi nulla, se non quello appunto di, come dire, curarci il nostro territorio e segnalare giornalmente le nostre criticità. Però dico, il Consiglio Comunale stesso, indipendentemente dalla maggioranza, dell'opposizione, faccia qualche cosa, non, come dire, stia solamente dietro a criticare il non operato oramai di Orlando. Però sia propositivo da questo punto di vista. Dico, questa è una situazione veramente che a questo punto non lo so come questo ingegnere Caruso possa andare avanti con queste condizioni così, diciamo, palesemente difficoltose. Non di meno. Allora, consigliere Bruschetta, iniziamo a leggere il parere, a continuare a leggere il parere che lei è già in Sì, possesso. Presidente, dovevamo leggere appunto il regolamento. E il regolamento. Dopo, appunto, dopo la proposta e le varie, diciamo, lettere, ecco, oggetto e finalità. Quindi il presente regolamento costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a pubblico passaggio per la collocazione di strutture di ristoro all'aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. I manufatti, pur essendo destinati ad un utilizzo prolungato nel tempo per una diversificata erogazione del servizio agli utenti, non possono alterare lo stato dei luoghi né incrementare il carico urbanistico, ma devono armonizzarsi con il contesto cittadino e costituire elemento di riqualificazione dell'ambiente urbano.
Il Comune di Palermo, nell'ambito delle attività da intraprendere per lo sviluppo e il sostegno del commercio, coordina e promuove iniziative di operatori che abbiano come obiettivo la riqualificazione urbana attraverso progetti di valorizzazione degli spazi pubblici. Le presenti norme determinano i criteri per l'inserimento ambientale e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento. Quindi, articolo 1, definizioni. Con il presente atto si intende regolamentare l'occupazione del suolo pubblico o privato soggetto a pubblica fruizione, con elementi di arredo quali tavoli, sedie, poltroncine, fioriere, mobili, ombrelloni semplici o a braccia, tende solari, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 29 del vigente regolamento edilizia comunale, pedane ed elementi di riscaldamento, condizionamento, portatili. Tutti i suddetti elementi devono essere immediatamente amovibili. Articolo 2. Zonizzazione. Considerati i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, viene individuata una classificazione delle aree sulla base delle seguenti strutture del territorio comunale. Abbiamo A, centro storico e zone storiche monumentali, B, borgate marinare, C, fascia costiera, D, zona residenziale. Le caratteristiche dei manufatti da installare nelle singole zone sono riportate nelle norme tecniche in allegato. Articolo 3. Caratteristiche generali delle occupazioni. L'occupazione di suolo pubblico è consentita nel rispetto dell'articolo 20 del decreto legislativo 285/92, codice della strada, sulle strade di tipo E ed F, strade urbane di quartiere e strade locali. È consentita l'occupazione dello spazio di pertinenza del pubblico esercizio, individuato dalla proiezione ortogonale di quest'ultimo. Dette occupazioni sono concepibili a chi è titolare di attività di somministrazione effettuata in locali interni, posti a piano terra, esclusivamente nell'area prospiciente il locale, e anche a chi è titolare di attività di somministrazione regolarmente autorizzata ed effettuata in locali posti al piano seminterrato, limitatamente al prospetto di ingresso. In ogni caso la massima occupazione consentita per i seminterrati è pari a 12 metri quadrati. La lunghezza massima di occupazione consentita è pari a metri lineari 12 nelle strade di tipo E ed F, fatto salve le concessioni per occupazione suolo pubblico in atto esistenti sino alla scadenza. L'ampiezza dell'occupazione non può essere superiore al 50% della superficie destinata alla somministrazione all'interno del locale e comunque non può essere superiore a metri quadrati 36. Sarà garantita comunque una superficie massima di metri quadrati 12 ai pubblici esercizi con superficie destinata alla somministrazione all'interno del locale minore a metri quadrati 20. Nelle aree pedonalizzate l'ampiezza massima non può superare metri quadrati 50. Per le attività artigianali di produzione esclusiva di gelati e per le attività di produzione effettuata su area pubblica operanti strutture fisse autorizzate come chioschi è ammessa una occupazione massima a metri quadrati 12 nel rispetto del codice della strada previo parere dell'ufficio traffico. La superficie e gli elementi dimensionali dell'area pubblica da occupare saranno verificati al competente ufficio comunale. Le aree date in concessione come suolo pubblico devono essere delimitate ove possibile con segnaletica orizzontale di colore verde con adesivo 10 cm circa amovibile senza imbrattare la pavimentazione. La suddetta segnaletica sarà realizzata a totale carico dell'esercizio commerciale richiedente e va rinnovata ogni qualvolta se renderà necessario il ripristino al fine di facilitare il compito alla polizia municipale addetta al controllo del suolo pubblico. Articolo 4. Conferenza di servizi. Qualora fosse necessario acquisire pareri o parere sul nulla osta ad altri enti, il servizio competente può indire una riunione conferenza adottando la decisione finale, conformemente all'esito della riunione conferenza. Distanza. Articolo 5.
occupazione devono rispettare le seguenti distanze: metri di binario 1 dall'apertura più vicina, portone, finestra, sala, finestra, metri di binario 1,50 da attrezzature a reti pubblici, metri di binario 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole e chioschi, metri lineari 15 dalle colonnine più esterne degli impianti di distribuzione carburante, metri lineari 0,50 da iode o cercini con o senza alberature, in caso di alberi monumentali di pregio le distanze devono essere di almeno metri lineari 2, metri lineari 2 da piste ciclabili, metri lineari 15 lungo l'asse viario del segnale di fermata ai mezzi pubblici. Le occupazioni devono mantenere una distanza da oltre altre occupazioni contigue della stessa tipologia, pari almeno metri lineari 2. Le occupazioni che siano in prossimità di incrocio, carrabile, non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza per i veicoli e devono rispettare le distanze minime tra l'occupazione stessa e l'incrocio previsto dal vigente codice della strada. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate, l'area oggetto di occupazione del suolo pubblico deve ricadere all'esterno del triangolo di visibilità avente il vertice in corrispondenza della congiunzione tra i due lati formati dai cigli del marciapiede e i loro prolungamenti di larghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi e il terzo lato costituito da segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. L'occupazione non può interessare un'area che sia posta a distanza inferiore a metri 7 rispetto all'allineamento del ciglio esterno del marciapiede traversale, comunque non può interessare lo stesso marciapiede traversale. Articolo 6. Tipologie di aree occupate. Le tipologie di aree pubblico-private soggette al pubblico passaggio nelle quali è consentita l'installazione di manufatti sono le seguenti: marciapiede pubblico privato ad uso pubblico su qualsiasi tipologia di strade e zona. Può essere occupata la porzione di marciapiede antistante l'attività per una fascia non superiore alla metà della larghezza del marciapiede e comunque deve essere lasciata libera una zona larga di metri due per il passaggio pedonale. La larghezza minima del marciapiede non può essere inferiore a metri tre. Porticati pubblici o privati ad uso pubblico su qualsiasi tipologia di strada e zona ove è ubicato il pubblico esercizio in adiacenza all'edificio e in aderenza ai pilastri del porticato. L'occupazione consentita entro la metà della larghezza del porticato e comunque lasciando sempre libera una fascia di metri due per il passaggio pedonale all'interno del porticato stesso. La larghezza minima del calpestio sotto il porticato non può essere inferiore a metri tre. È vietata la collocazione di pedane e di ombrelloni. Strade e o piazza pedonale. Le occupazioni devono lasciare libero una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passaggio pedonale non inferiore ai metri tre. Le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede. In caso di presenza di marciapiede, in aderenza allo stesso, fatte salve le concessioni in atto esistenti sino alla loro scadenza. Sarà consentita esclusivamente la collocazione di tavoli, sedie ed ombrelloni, tranne nei casi in cui la pavimentazione è basolato, dove potrà essere posizionata la pedana previa autorizzazione degli enti preposti. Nelle aree pedonalizzate l'ampiezza massima non può superare i metri quadrati 50, ad eccezione dei locali con superficie destinata alla somministrazione maggiore di metri quadrati 200, per i quali è consentita l'occupazione del suolo pubblico sino a un massimo di metri quadrati 100. Non è consentita la concessione del suolo pubblico nelle aree non previste come pedonali dal piano regolatore del traffico urbano, ad eccezione delle piccole varianti regolate dalla direttiva ministeriale del 12 aprile 95, è consentita rispetto al codice della strada l'occupazione del suolo pubblico negli assi principali del centro storico, via Maccheda, corso Vittorio Emanuele, via Roma. Strade di tipo E ed F, la posa dei manufatti è consentita nei limiti e alle condizioni disposte dai precedenti commi, con esclusione dei grandi assi viari di collegamento e nelle strade principali della
circoscrizione delle periferie. Borgate marinare, in relazione alle caratteristiche dimensionali tipiche delle borgate marinare, consentite la posa di manufatti laddove non intralcino il traffico veicolare. Centro storico, in relazione alle caratteristiche dimensionali tipiche del centro storico, è consentita la posa di manufatti laddove non intralciano il traffico veicolare. Articolo 7. Divieto ed obblighi. I manufatti non devono interferire A con i passi carrabili, B con i passaggi attraversamento pedonali, C con le corsie riservate ai mezzi pubblici, D con gli spazi di fermata dei mezzi pubblici, E con stalli e raccordi, rampe, corridoi e corsie di transito riservati ai soggetti invalidi, F con gli spazi riservati ai veicoli di servizio pubblico di piazza, D con le uscite di sicurezza delle vie di fuga, H con gli spazi riservati ai cassonetti per i rifiuti, I con gli spazi riservati con apposita segnaletica ai servizi di emergenza e igiene pubblica. 2. I manufatti non devono altresì occultare la segnaletica stradale orizzontale e verticale, occultare l'avvistamento di luci segnaletiche e semafori, C. occultare varchi di entrata e uscita di uffici pubblici, scuole, ospedali, condomini, caserme, teatri, luoghi di pubblico spettacolo, chiese, siti museali, monumenti ed ogni altro sito di interesse pubblico. È vietato il posizionamento dei manufatti in corrispondenza con caditoie stradali, aiuole, botole, sito sottoservizio, acquedotto, fognatura, rete elettrica, eccetera. In caso di balconi o finestre poste in piano terra, ammezzato al primo piano, in corrispondenza dell'area richiesta, deve essere preventivamente prodotto assenso alla collocazione da parte del proprietario o del locatario dell'immobile interessato e, se l'occupazione riguarda un'area privata, anche dall'assenso del condominio. Non è consentita l'installazione di tende solari che interessino la fascia di marciapiede lasciata libera per il transito pedonale. Non può essere consentita l'installazione di ombrelloni in caso di preesistente tenda solare, qualora non ne venga richiesta, prescritta o verifica la rimozione. Negli spazi oggetto di concessione di suolo pubblico non è consentita la diffusione di musica sia dal vivo che riprodotta a mezzi audiovisivi. Punto 7. Vietata qualsiasi forma di chiusura degli ombrelloni in proiezione al suolo, anche temporanea, effettuato con l'utilizzo di teloni in materiale plastico e con qualsiasi materiale che modifichi le caratteristiche anche strutturali dell'ombrellone stesso, esplicitate nell'articolo 3, descrizione dei componenti dell'allegato 1, norme tecniche del regolamento, o con la schermatura di uno o più lati. Il presente comma, inoltre, si applica alle tende installate sullo spazio pubblico o privato, soggetto alla pubblica fruizione, così come previsto l'articolo 29 del regolamento edilizio. Va bene, fermiamoci qua, poi leggiamo... Per finire, continuiamo così poi ci ricolleghiamo all'articolo 8. D'accordo? Chiudere l'articolo. Come? Manca poco a chiudere l'articolo. Io non lo sto vedendo, no, va bene, non cambia nulla. Dico, sappiamo che dobbiamo ricollegarci dall'articolo 7 al comma 8. Va bene? Va bene, Presidente. Ok, grazie, buona giornata a tutti. Il consiglio è chiuso alle 10:25. Buona giornata. Buongiorno.